Ciao ragazzi, oggi parliamo di una cosa che arriverà fra poco. Qui abbiamo se avete letto il titolo, sapete già di che cosa stiamo parlando. Oggi parliamo di edizioni a colori, precisamente della nuovissima edizioni a colori di Naruto. Ed è sei confrontabile con la bellissima, che tutti noi sappiamo, edizione color di Dragon Ball. E sei a livello di un cinecomic come Dragon Ball Broly. Iniziamo a parlare di Naruto. Sapete tutti la storia di Naruto Uzumaki, il ragazzo della foglia, il ragazzo della volpe a nove code. Naruto Uzumaki è un ragazzo che vive nel villaggio della foglia dalla nascita. È uno studente antico dell'Accademia Ninja. Al villaggio della foglia Naruto dedica un po' troppo tempo agli scherzi, ma coltiva anche un sogno: diventare il capo del villaggio e il più forte dei ninja, l'Hokage del villaggio della foglia. La storia di Naruto narra di questo ragazzino che dentro di sé ha una volpe a nove code e come lui vuole man mano, per grado, diventare un ninja, un Hokage, l'Hokage della foglia. Questa storia è racchiusa in 72 volumi e è uscita in varie edizioni. Nera, blu, rossa, la più comune, gold, la prima full color, però incompleta, è questa, full color, non è completa. E perché non ho portato una recensione di questa quando è uscito il primo volume e ho aspettato che uscisse il dodicesimo? Perché volevo vedere un po' come continuava la storia di Naruto. Io ho già visto l'anime di Naruto bambino, sto guardando Shippuden, che poi è dal volume 28 in poi, ancora siamo in 12 volumi. Questa era la storia, il primo volume. Allora, parliamo di Naruto. Iniziamo a dire il prezzo di questa full cover. Un Naruto di edizione nera lo possiamo trovare nei 3,90 su Amazon. No, su Amazon, no, su altri siti. Star Comics, Planet Manga, che mi trovate tranquillamente, penso. Poi abbiamo la più comune, la rossa, di grandezza comune di un manga, e la troviamo circa sui 4,50 4,90, non mi ricordo. Poi abbiamo la blu, quasi introvabile, la oro, anche essa quasi introvabile, la prima full color, trovabile ma fino a tipo al quarto volume, e poi comunque c'è un volume di queste equivalgono alla due full color vecchie, i primi due della full color vecchia. Ah, iniziando a parlare, allora, come possiamo confrontare Naruto color con... Prendiamo per esempio la full color di Dragon Ball, Saga dei Saiyan, volume 2. Questa è la grandezza di Naruto full color. Come vedete è un pelo più grande ai lati di un manga normale e sarà un 2 cm sopra. Quindi è più grande come un manga normale. Se noi li mettiamo per esempio in fila, la situazione si presenta così.
cioè che abbiamo un arancione qui, un arancione qui, per farvi capire, forse non si capisce meglio perché sono entrambi arancioni, anche se è un tonalità diverse. Allora, prezzo di copertina, volete, molti mi hanno chiesto il prezzo di copertina, non su YouTube, però su Instagram, il prezzo di copertina di Naruto Color è di 5,99 su, in edicola ogni settimana esce un nuovo volume, 5,99 in edicola, pezzo di copertina, però sul sito della Panini Comics o Planet Manga lo trovate a 6-7 euro, a 6 euro, no, questo lo trovate a 6,99, quindi 7 euro, io voglio comprare in edicola, spendete un euro, sì, mi potete comprare altre ore con quel euro. Allora, parliamo della qualità della carta di questa Naruto Color. Allora, qua, allora, i disegni, come sappiamo, Masashi Kishimoto fa dei disegni fantastici. C'è una pecca: la colorazione un po' superficiale, questa sembra stampa un po' come dire, poi è carta, è pura carta stampante, carta la possiamo trovare in tutti i giorni, mentre se noi prendiamo tipo questa, farvi provare il 9, togliamo un secondo, questo è il mio retroscena al momento, c'è tutti i volumi qua che poi vi dovrò far vedere, questo è sempre il volume prima di, mettiamo all'ultima pagina, c'è questa parte qui, no, che si apre, in tutti e due c'è un segnalibro, guardate bene la carta dentro, non è uguale, questa cartoncino, questa non è cartoncino, carta. Una piccola chicca che ha la Naruto Color è che alla fine del manga ti illustra come legge un manga, quindi se voi non sapete come legge un manga andate semplicemente alla fine del volume e avrete un brevissimo tutorial come leggere un manga, molto più chiaro devo dire di quello della Star Comics, perché la Star Comics sì fa il tutorial, però non è chiaro, no, non è molto chiaro, quindi facendo dei punti, ma prendo Star Comics contro, tra, se io prendo un foglio e facciamo una gara così a punti, una gara a punti, abbiamo da un lato la Naruto Color, quindi Planet Manga, e da un lato la Dragon Ball, uguale Star Comics. Ora mettiamo su dei punti, nel senso, questo è il foglio, noi mettiamo tipo carta, costo, qualità, iniziamo a elencare tutti i prezzi. Mettiamo dei punti così. Carta. Costo. Grandezza. Ora discutiamo di tutto. La carta abbiamo già discusso, quindi abbiamo già deciso chi vince con la carta, cioè la Dragon Ball Color. Mettiamo poi spiegazione, introduzione del manga, per esempio il primo volume,
Cosa che io primo volume di Color ho soltanto della saga di Vegeta e della saga di Majin Buu, perché io non ho tutte le saghe. Poi, che dire? Formato. Disegni. Colore. E per ultimo, peculiarità. Sarà un video molto lungo perché abbiamo da recensire un bel po' di cose, eh? Quindi se vi sentite di guardarlo tutto, guardatelo pure tutto, siamo già a 10 minuti. Queste sono le cose che con Scarta abbiamo già discusso e abbiamo deciso che vince la Star Comics. Quindi Carta abbiamo un punto per la Star Comics e zero per la Plant Manga. Cioè Plant Manga uguale Naruto, Star Comics uguale Dragon Ball. Costo. Allora, parlando del costo, ci troviamo da un lato un 5,99 di copertina e da un lato un 6,90, quindi un 7 euro e un 6 euro praticamente. 6 euro. Questi in totale sono 32 volumi, quindi non arriva neanche ai volumi dell'Evergreen Edition, cioè tutto in meno volumi hanno fatto. Certo, i volumi sono un bel po' più grossi rispetto a Naruto. Però 72 volumi pare giusto, insomma, botto dura sta storia. L'hanno fatto in totale 720 episodi. Però 5,99 per una color che ha le copertine tutte diverse. Una carta bella, delle introduzioni che ora poi ne parliamo. Una colorazione che non è un granché, però è comunque bella. Sapere una storia di cui l'anime è introvabile, cosa che ti puoi guardare soltanto nei siti legali e Crunchyroll, però in Crunchyroll soltanto la prima stagione in subita. E sono 28 stagioni, no, di più. 7 più 9 sono 27 stagioni. 26 stagioni. Quindi io per costo. Ok, un attimo. Questa è fatta meglio. Il formato però è più piccolo. E dopo parliamo del formato. È un manga mensile. Questo è un manga settimanale, quindi è più reperibile. Io direi che per costo 6,90 euro è un po' eccessivo per questo volume qua. Quindi, infatti su Amazon la trovate a un 5,60 proprio easy. O sono io che risparmio, quindi c'ho il premio, manco me ne accorgo. Comunque, costo io direi un punto alla Naruto Color e zero alla Star Comics, cioè a Dragon. Grandezza, ecco, qua c'è il disco 3. Grandezza. Secondo voi qual è più maneggevole? Questo piccolo o questo grande? Quello grande. C'è bisogno. Siamo a 2 punti per la Naruto Color e a 1 per la Draco, quindi stiamo vincendo ancora. Spiegazione. Spiegazione nel senso, come è spiegato il manga? Come ci sono le vignette? Questo dipende dall'autore. Perché non possono cambiare le vignette. Però di solito in una ristampa, oltre a farla colori, per nella color, oltre a farla colori, migliorano anche le scritte. Infatti, in Naruto, rispetto al volume, io ho letto sia il volume 1 della nera, che della gold, che della blu, che della rossa, che della color questa. La prima color non l'ho letta perché fa veramente schifo. E questa, direi, che ha un linguaggio migliore di tutti, anche volgare in un certo senso, cioè, quindi è
diciamo, più divertente. Cioè, sento, no, i disegni al senso di segno, però dico, qua fa culo, qua non se ne fanno problemi. Là invece lo scrivono F, A, ta 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 ta, L, O. No. Quindi, un altro punto l'hanno avuto color. Introduzione. Di solito quando tu apri un primo volume o qualunque volume, ti trovi un'introduzione. Oltre alla, come si chiama? Qualunque manga. Qua, oltre all'indice, qua vedete un'introduzione. Se apri Marco dice no, c'è un disegnino. Qua il volume Makashi Kishimoto, solo in questa, questa qua color. Spiega il suo volume, come è nato questo volume. E ogni volume fa, siamo arrivati al 12° volume. Mi piace veramente un botto questa cosa. E siamo a un altro punto per la Naruto Color. E ancora siamo a 4 punti Naruto Color, 1 Dragon Ball Color. Formato. Formato e grandezza sono la stessa cosa. Però il formato... non proprio, la grandezza è una cosa, il formato è un'altra. Non c'è molto da dire, io darei il punto alla Dragon Ball. Non proprio per la grandezza. Disegni. Disegna meglio Makashi Kishimoto o Akira Toriyama. Questo dipende dai punti di vista. Preferite un disegno di Makashi Kishimoto o di Akira Toriyama? Io qui non posso giudicare, perché ognuno preferisce i disegni che vuole. E quindi do uno 0 alla Naruto Color e uno 0 alla Dragon Ball Color. Poi sarete voi per il punto. Colore. Disegna molto meglio il colore della, della Dragon Ball. Infine, peculiarità. Ogni volume di Naruto, a differenza di Dragon Ball, in mezzo ha dei disegni. Ogni capitolo ha molti disegni e per esempio ha delle classifiche dei personaggi che in quel momento sono stati più votati. Quindi io direi queste cose e direi che peculiarità va il punto alla Naruto Color. Sommiamo i punti. Naruto Color, carta 0, Dragon Ball 1. Quindi Dragon Ball siamo a 1. Siamo a 1-1. Quindi 1-1-1-1. Devo fare 0-1. 0-1. Poi 1-1. 1-0. 1-0. Vediamo. 1-2-3. 3 per la Dragon Ball. 1-2-3-4-5. Per la Naruto Color, quindi il vincitore di questa, diciamo, spiegazione di Naruto Color è Naruto Color. Allora, devo essere sincero, a me piace Naruto Color e concludo questo video col dire che i migliori manga color sono i cinecomic. Perché? Cosa sono i cinecomic? Sono il cinema, qualunque anime fatto a manga. Per dire, contro questo, quello non è migliore. Vi saluto ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!